Le cinque ferite e lo sciamanesimo. Le cinque ferite forse vi saranno già note come testo e come argomento. Le cinque ferite è un famoso libro di Louise Barbeau, spero di pronunciare il nome giusto, un testo che è stato molto letto negli ultimi anni. Louise Barbeau è un'autrice di automiglioramento. È un'autrice che ha scritto questo libro diversi anni fa. Lei nasce come venditrice, come organizzatrice della forza umana, delle risorse umane, della vendita. Ed è attraverso il confronto con le persone che lei ha capito nel suo percorso di automiglioramento che nella vita delle persone possono essere presenti una o più di queste ferite. Tendenzialmente ce n'è sempre una maggiore che viene identificata, ma difficilmente viene identificata dal soggetto che la porta. Questa ferita è una ferita dell'anima, una ferita della storia personale della persona, non ha a che fare con la ferita fisica, per quanto la ferita dell'anima possa produrre dei disagi, dei dolori, delle malattie fisiche. Questo è molto in linea col concetto di metamedicina e con il concetto portato avanti da molti altri autori e autrici dei problemi dell'individuo come manifestazione di un disagio animico. È importante ricordare che Louise Barbeau, per quanto io ne sappia io, non è un medico, non è una psicoterapeuta, non è uno psichiatra, ma è una persona che vede il proprio percorso in un'ottica di miglioramento personale e soprattutto in un'ottica spirituale. Questa è dimostrazione che si può intraprendere un percorso di guarigione spirituale, guarigione crescita e guarigione delle proprie ferite profonde animiche, a prescindere dalla propria formazione. Anche se in verità lei stessa ha sviluppato la sua teoria sulle cinque ferite sulla base di alcuni studi, delle teorie di uno psichiatra e psicoterapeuta ormai deceduto che si chiama Jean-Pierre Lacoste. Lei ha rielaborato la parte di teoria di Pierre Lacoste, dandole una prospettiva, diciamo, più di facile accesso alle persone. Per questo i suoi testi sono così diventati comuni. Quali sono queste cinque ferite dell'anima? Rifiuto, abbandono, ingiustizia, umiliazione e tradimento. Beh, temi forti. Il fatto è che, secondo Luis, la persona, soprattutto coloro che non hanno lavorato molto su se stessi, nel loro passato, la persona fatica a vedere la propria ferita, ma può essere più facilmente vista dagli altri, sia che conoscano la storia personale di quel soggetto, sia che osservino, in un certo senso, la fisionomia, la personalità, il comportamento del soggetto che può far trasparire una possibile ferita di questa. Louise divide la fase, di sviluppo di un bambino in quattro sottofasi, prima di esplorazione già nel mondo, poi cominciano a subire i primi traumi a cui segue la rabbia e a cui segue poi il sviluppo di una maschera, la maschera basata sulla ferita. Quindi fondamentalmente una di queste ferite si è sviluppata di solito nella relazione col genitore, che è la figura principale di accudimento del bambino, no? Quindi è facile che si sviluppi in questa maniera. Quindi il bambino può essersi sentito rifiutato dal genitore o umiliato perché vergognati, sei sporco, sei brutto, sei grasso, sei un maiale, piuttosto che tradito, piuttosto che appunto abbandonato. Da lì si sviluppa un ego, una maschera, una personalità che è come una corazza che indossiamo per proteggerci nel mondo.
il concetto di ego, maschera e ferita non è comune solo al lavoro di Luis, ma a tante altre teorie. Se conosciamo un po' le varie teorie di autosviluppo e miglioramento, ce ne sono tante e tanti metodi di lavoro. Sappiamo che anche l'enneagramma, di cui parlerò in un secondo video, piuttosto che il lavoro di psicosintesi, piuttosto che il lavoro di Eric Berne, ma anche a partire dagli stessi lavori di Jung e Freud, sono tutti lavori, tutti progetti, tutte teorie basate fondamentalmente sulla strutturazione della personalità a seguito del processo educativo e dei traumi infantili o comunque della vita di un soggetto. Chiaro è che Luisa questo non vuole dare un taglio psicanalitico, ma dà diciamo un taglio spirituale, no? Il suo suggerimento è tu non devi colpevolizzare il tuo genitore, ma pensare che fondamentalmente il potenziale della ferita era già dentro di te, perché tu sei un'anima che è nata e si è incarnata per vivere quell'esperienza e semplicemente ha trovato nel genitore, fra virgolette, giusto, la possibilità di sviluppare quel trauma e quindi conoscere questa lezione di vita. Quindi da una prospettiva spirituale l'esperienza è una prospettiva, se vogliamo chiamarla, New Age. Non c'è il tempo in questa sede di approfondire questo tema delle cinque ferite, per cui l'ho accennato, ne ho parlato delle cinque ferite e non posso entrare nel dettaglio di ognuna di esse, magari lo farò successivamente con un video tematico per ognuna di loro. Secondo Luisa è sufficiente, non è facile, certo, è sufficiente un percorso di consapevolezza, amore, accettazione dello stato di realtà per crescere e guarire da questi traumi. Dimmi io, dico, allora, a seconda della gravità del trauma, no? Se si entra nel clinico, è chiaro che questo deve essere affrontato in campo clinico. Ma se rimaniamo su uno stato non clinico, è sufficiente la consapevolezza per guarirci dalle nostre ferite, dell'anima? Sì e no. Io ho sempre pensato che la consapevolezza significhi tanto. Quindi comprendere e conoscere noi stessi, i nostri traumi, ma non sia tutto. E questo è molto chiaro per un neosciamano, praticante di sciamanesimo, come volete definire. C'è l'aspetto di consapevolezza, ma c'è anche l'aspetto di guarigione energetico-spirituale. Cioè, non tutto può essere risolto. E qui mi riaggancio al famoso concetto della perdita e recupero dell'anima e se non l'avete visto vi invito a esplorare e guardare il mio video sulla perdita dell'anima, che è connesso a ferite importanti della vita, tra cui potenzialmente anche una delle cinque ferite, ma non solo, ma il praticante di sciamanesimo ha un'arma in più per guarire le proprie cinque ferite, che è quella del lavoro con le proprie guide spirituali, quindi il viaggio sciamanico, l'incontro con le guide spirituali e il lavoro sullo spirito, il lavoro sull'anima che viene fatto da parte di queste entità spirituali, chiaramente per coloro che credono alla dimensione spirituale. Quindi c'è proprio un lavoro energetico che viene fatto, che non è possibile fare semplicemente con un percorso di consapevolezza. Non solo, ma le guide spirituali ci fungono da specchio e da insegnanti, quindi ci danno informazioni in più sul nostro riconoscimento delle ferite, il nostro processo di consapevolezza, il nostro processo di crescita all'interno di questo cammino che abbiamo scelto di svolgere. Quindi possono metterci in luce sotto eventi inerenti a un tradimento, possono metterci in luce qualcosa che è ancora lì, che ci fa male, che non abbiamo visto, che abbiamo risolto solo in parte.
Questa è la grande opportunità di lavorare con le guide sciamaniche. Non posso dire di considerare il metodo dello sciamanesimo superiore perché non è corretto. Direi che semplicemente ci dà un'opportunità in più per vedere, accogliere, trasformare queste cinque ferite animiche. Così come la meditazione. Io posso meditare sulla mia ferita, ma in meditazione non è detto che io possa incontrare la mia guida spirituale, mentre nel viaggio sciamanico, se ben effettuato, se sono portato, è previsto che io incontri la mia guida spirituale e lei mi porti aiuto. Chiaramente più la mia capacità di pratica dello sciamanesimo è avanzata, più sarò in grado di lavorare efficacemente su questi aspetti. So che in fondo non vi ho spiegato niente, perché non si può spiegare un percorso di crescita personale dentro un video, ma spero comunque sia come sempre. Se non conoscete il tema delle cinque ferite di Luis Babeau, spero di avervi fatto avvicinare e incuriosito, e nel contempo, se invece già lo conoscete, spero che il viaggio sciamanico autodidatta o col mio aiuto possa aiutarvi a scoprire e risolvere qualcosa in più all'interno di questo percorso di crescita spirituale. Scrivetemi, commentatemi, raccontatemi la vostra esperienza in merito alle cinque ferite, sia con lo sciamanesimo che senza sciamanesimo. Grazie. Seguite sempre www.lux-nova.it. Ciao ciao!